Maria Elisabetta Alberti Casellati per segnare insieme questa ripartenza e anche la presidente di ACEA, Michela Castelli. Ora dovrebbe arrivare appunto l'accensione, il meccanismo per accendere la nuova illuminazione del Pantheon. E il momento è solenne, eccoci. Pronti? Ci spostiamo anche noi per le foto. Eccoci qua. Un applauso a questa illuminazione. Poi la presidente di ACEA ci spiegherà com'è possibile anche questa magia di luce. Sono ormai 3 anni che abbiamo intrapreso questo percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Roma, ma che ci ha visto presente anche, come diceva la sindaca, in tante periferie, in altre località troppo oscurate, in un momento anche di difficoltà come questo. Quello che ci tenevo oggi a rappresentare è che ACEA è stata una presenza, come lo è stato il maestro Morricone, una presenza costante e discreta anche in questi mesi difficili. Sono molto emozionata e ci tenevo molto a ringraziare tutti i colleghi che non possono essere presenti qui e con orgoglio che io li rappresento, perché quello che vedete oggi è stato frutto di un durissimo lavoro, perché riuscire a rendere merito a uno e a inaugurare oggi questo impianto dedicato a uno dei monumenti più belli di Roma, uno dei più apprezzati a livello internazionale, è stato chiaramente un esercizio non banale. È stato tutto predisposto con una serie di proiettori che, come è stato detto, sono proiettori innovativi, quindi che consentono risparmio energetico, consentiranno di mantenere un fascio di luce a gradazione che accompagnerà l'illuminazione dei monumenti durante anche la serata e la notte, per chi ha il piacere di godersi Roma anche in orari meno frequentati. Però devo dire che l'orgoglio che in questo momento mi riempie il cuore è per tutti i colleghi che in questi mesi anche di lockdown hanno continuato il loro lavoro, illuminando piazze, monumenti, pulendo le vostre fontane, che sono un altro aspetto di Roma su cui ci sono quotidianamente, passando con la macchina, persone dedicate e che rendono a questa città il lustro che merita. Quindi veramente ci tenevo i colleghi di Areti, i colleghi di illuminazione tecnica, per il lavoro che svolgono quotidianamente, che non è visibile, che è una presenza discreta come lo è stata la presenza del nostro maestro Morricone, che però fa cultura, fa musica e fa suggestione. Quindi grazie a tutti e spero che tutte le persone presenti in questa piazza, che diciamo una piazza così piena non la vedevo da mesi, anche questo è motivo di grande emozione, speriamo veramente che sia una pronta ripresa e che tutti possiamo continuare a riappropriarci della nostra città in quest'anno in cui i turisti saranno meno visibili e meno frequenti. Godiamoci le nostre città, le bellezze di Roma, e per dire che noi non ci fermiamo, ci saranno tanti altri appuntamenti nel corso di questa stagione estiva, quindi venite a trovarci. Grazie. Grazie, grazie alla presidente di ACEA, Michela Castelli. Stasera abbiamo illuminato il Pantheon con una nuova luce che restituisce bellezza e armonia a questo monumento così prezioso che viene visitato da milioni di turisti tutto l'anno, nel frattempo e tutti gli anni. Nel frattempo iniziamo a restituirlo a Roma, ai suoi cittadini, a coloro che lavorano qui, e credo che sia un bel segnale di rinascita. In questo momento abbiamo bisogno di simboli, e simboli come questo ci fanno avere la luce della speranza. Grazie. Grazie.